Dunque, siamo qui alla biblioteca dell'Istituto Italiano di Cultura di Marsiglia. Sono Paola Ciccolella, la direttrice. Oggi ci è venuto a trovare l'ambasciatore Raffaele Campanella, diplomatico, è stato ambasciatore d'Italia in Costa d'Avorio e a Lussemburgo. Oggi è da molti anni, circa 20 anni, si dedica esclusivamente allo studio dell'opera di Dante Alighieri. Al momento sappiamo che quest'anno ricorre il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri. Quindi, siccome l'ambasciatore è qui, gli chiediamo: ma ambasciatore Campanella, perché oggi alla nostra epoca è così importante, è ancora così importante studiare e leggere Dante Alighieri? Il grande scrittore argentino Borges, che forse è il più grande scrittore di lingua spagnola del Novecento, nonostante non abbia avuto il premio Nobel, cosa che lo faceva sorridere, diceva che la Divina Commedia è una lettura infinita e quindi ci sono diverse maniere di avvicinarsi a quell'opera di questo genio assoluto. Tanto per noi italiani è un dovere. Perché se noi oggi ci esprimiamo nella lingua in cui ci esprimiamo e se riusciamo a parlare lo dobbiamo a lui. Quest'uomo ha avuto questa intuizione geniale 7 secoli fa di capire che il volgare era più importante del latino, in un'epoca in cui il latino era assolutamente la lingua dominante e lo è stata ancora per 2 o 3 secoli dopo. Quindi lui ha scritto quest'opera in volgare per tutti noi, per tutti. Secondo motivo è perché lui è, oltre ad essere padre della nostra lingua, è padre della nostra nazione. L'Italia è una nazione antica, è uno stato giovane ed è una nazione antica. Ed è antica formata, come qualcuno ha scritto giustamente, proprio grazie alla cultura. E Dante è il fondatore della nazione italiana. E se ne sono accorti subito tutti. Giotto per primo, che era suo contemporaneo e suo amico, che gli ha fatto un bel disegno nel Bargello, se ne è accorto subito dopo Boccaccio, che ha contribuito anche lui alla gloria della nostra lingua, e ha capito subito la grandezza di quest'uomo, è stato il primo che ha introdotto questa novità assoluta di fare le letture di Dante in Santo Stefano in Badia. Non c'è nessun altro popolo che fa le letture di un grande autore, non ci sono letture di Shakespeare, letture di Cervantes, letture di Goethe, letture dei grandi poeti francesi come noi abbiamo verso Dante. Da Boccaccio fino ai giorni nostri c'è questa tradizione di rendere omaggio a Dante. E Boccaccio ha scritto anche una bellissima biografia, un trattatello, che è la fonte primaria delle notizie che abbiamo su Dante. E poi via via Luca Signorelli, in questi bellissimi affreschi del Duomo di Orvieto, e poi Raffaello, nelle stanze vaticane, che ha ritratto Dante avendo capito la duce dimensione, il grandissimo poeta nella scuola del Parnaso, insieme ai grandi poeti, insieme a Omero, insieme a Virgilio, e il grandissimo teologo nella disputa del Santissimo Sacramento, insieme a San Tommaso d'Aquino. E poi via via Michelangelo, il Giudizio Universale, che è chiaramente di ispirazione dantesca, cioè quel Caronte, no? Caron Dimonio, con questa figura centrale, no? Che sta là, che pensa e dice: ma da che parte devo andare? Verso il bene o verso il male? Questo è un omaggio a Dante, questa figura centrale, la ricordate? E questo è servito di ispirazione, siamo in Francia, forse è bene ricordarlo, a Rodin, che nella porta dell'inferno ha messo su il pensatore e dalla porta dell'inferno ne ha fatto poi una grandissima scultura. Il pensatore, forse non tutti sanno, è un omaggio di Rodin a Dante. E poi via via Amerigo Vespucci, che nei suoi viaggi ricordava il viaggio di Dante, e i nostri eroi del Risorgimento, tutti si sono ispirati a lui, Balbo, Mazzini, Gioberti, e tutta la letteratura moderna, contemporanea, Foscolo, che ha riscoperto Dante, ha scritto delle cose bellissime, Leopardi che da giovane ha dedicato a Dante un'ode, Manzoni che è andato a sciacquare
nell'Arno i panni per dare forma italica al suo grande capolavoro, Carducci che ha fondato le Dante Alighieri e giù tutti gli scrittori fino a Primo Levi. Non so se qualcuno di voi sa che Primo Levi nell'inferno, quello sì che era un vero inferno di Auschwitz, ha ricordato addirittura Dante, e varrebbe la pena di riprendere in mano questo libro straordinario. E là in questo momento Primo Levi dà a questo suo compagno di sventura, che è un alsaziano fra l'altro, che vuol capire l'italiano, a cosa ricorre? Ricorre a Dante, gli parla del canto di Ulisse e gli ricorda che, no? Considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. E questa terzina riassume in se stessa tutta la grandezza e tutto il pensiero di Dante, come forse avremo modo di vedere. E ambasciatore Campanella, adesso innanzitutto vorrei ricordare anche ai nostri amici che seguono l'Istituto Italiano di Cultura che sul nostro sito è possibile scaricare il libro elettronico di Raffaele Campanella, Leggere Dante, come e perché, delle edizioni Sinestesie, assolutamente in maniera gratuita. E poi mi vorrei però soffermare su una tematica che è stata affrontata dall'ambasciatore Campanella in più di una delle sue pubblicazioni, cioè quella che invece è stata poi trascurata da altri, che è quello della libertà, il tema della libertà in Dante Alighieri. Ci sono due aspetti che sono fondamentali per capire Dante, e torniamo alla famosa terzina di Ulisse: virtute e conoscenza. L'uomo, se vuole essere tale, se vuole uscire dalla sua feritas, come dicevano i romani, no? dalla sua natura di bruto, no? Deve coltivare questi due aspetti: la virtù, cioè la parte morale, quindi essere moralmente libero, e la conoscenza, ed essere intellettualmente libero. Ecco perché il tema della libertà è centrale in Dante. Lui vuole che gli esseri umani, ecco, e qua diventa universale, da italiano diventa universale, lui a tutti gli esseri umani chiede di essere uomini e non bruti, e per essere uomini chiede che siano, li esorta, ci invita a essere liberi moralmente e liberi intellettualmente. Liberi moralmente cosa significa? Significa che dobbiamo lottare contro le nostre passioni, le passioni che ci portano verso il male, a distruggere noi stessi o a distruggere gli altri, le passioni che ci rendono schiavi, ecco la libertà. Oggi si parla di dipendenza, ecco la dipendenza dall'alcol, la dipendenza dal gioco, la dipendenza dal potere, la dipendenza dalla ricchezza, la dipendenza dai piaceri, dei beni materiali, tutte cose che non vanno respinte, ma che vanno controllate, dominate, regolate dalla ragione. Questo è un messaggio rivolto a tutti gli esseri umani, a prescindere dalla religione. Il cristianesimo c'entra però per un altro verso. Questo è un messaggio universale. E qual è lo sbocco finale che Dante ci offre? Ci offre lo sbocco di rendere il mondo un paradiso terrestre. Infatti, il tanto amato da tutti inferno, da questo punto di vista, altro non è che una dolorosa meditazione sui guai che noi possiamo, ai quali possiamo andare incontro se diamo libero sfogo alle nostre passioni. Ecco l'uomo famoso che medita, ecco il pensatore. Viceversa, e qua il purgatorio è fondamentale, quando a un certo momento Dante e Virgilio si avvicinano a Catone e vogliono entrare al purgatorio, Catone gli dice: ma così, che andate cercando? Cosa volete? Libertà va cercando che si cara, come sacchi per lei vita rifiuta. E questo è quello che vuole Dante per se stesso, essere libero. E alla fine del viaggio in purgatorio, qual è il primo aggettivo che Virgilio usa verso di lui? Dice: libero, sei ormai un uomo libero, non hai più bisogno di me, puoi andare da solo, sei diventato padrone di te stesso, perché io te, sovra te, corono e mitrio. Questo è l'aspetto della virtù
la parte della libertà morale, ma c'è un altro aspetto che è ugualmente fondamentale, forse lo è ancora di più per Dante, ed è quello della conoscenza. La conoscenza è quella che ha spinto Ulisse verso, come dice lui, che si è messo nel mare aperto. Io ricordo ancora l'emozione di tanti anni fa, di questi versi: né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, nel debito amore lo qual doea per far lieta, vincer potero dentro a me l'ardore che io ebbi a diventare del mondo esperto e degli vizi umani e del valore, ma misi me per l'alto mare aperto. Quando io vedo gli astronauti che lasciano la loro famiglia, quando io vedo le persone che si imbarcano per dei viaggi di mesi in mare, quando vedo quelli che scalano il K2, l'Everest, cosa stanno facendo? Stanno abbandonando tutti gli affetti per affrontare la grande avventura della conoscenza. Ecco, Dante ci chiede di essere moralmente liberi e intellettualmente liberi, di non lasciarci condizionare da nulla, dai dogmi. Dice, ma lui era soggetto ai dogmi? Certo, perché lui credeva in un certo tipo di teologia. Ma noi non siamo necessariamente obbligati a seguirlo su questa strada. E Dante ci chiede di essere intellettualmente liberi, di cercare. Cosa fa continuamente durante tutto il viaggio? Non fa altro che interrogare, chiedere. E non gli bastano le risposte, chiede ancora. Ci chiede di essere curiosi. Lui stesso a un certo momento ci dice: bene, io vi ho lasciato questo qua, adesso pensate per conto vostro, io vado avanti per la mia strada. Ecco, pensate per conto vostro, pensate con la vostra testa, state intellettualmente liberi.